completo, è andata benissimo, ha risposto in maniera esaustiva a tutte le domande che sono arrivate da tutte le parti, sia dagli avvocati, pubblico ministero, corte e parti civili. Benissimo è andato anche l'altra volta Marco Mottola. La prossima volta il maresciallo Franco Mottola, che non sta assolutamente bene fisicamente, ha avuto dei problemi sia al cuore che problemi propri, rilascerà delle dichiarazioni spontanee. La cosa importantissima in questo processo, dove veramente dobbiamo dire che la montagna ha partorito il ridicolo topolino, e si sono concentrate sulla porta. La porta non può essere assolutamente l'arma del delitto, perché se fosse stata tale, la famiglia Mottola fin dal 2001 si sarebbe organizzata per depistare, per fornire una versione unica, cosa che assolutamente non è accaduto. Quindi sa significare che se fossero degli assassini organizzati, prestabiliti, pianificatori, eccetera, non si sarebbero comportati in questo modo. Poi è importantissimo un altro aspetto che dal punto di vista tecnico-scientifico non è vero assolutamente quello che dicono alcuni appartenenti a RIS, la professoressa Cattaneo, l'ingegnere Sala, che la porta della caserma dei carabinieri sia l'arma del delitto. Noi consulenti della difesa fra qualche giorno esporremo le nostre idee, le nostre consulenze tecniche, le nostre relazioni scientifiche, e andremo a smontare punto per punto, uno dopo l'altro, tutti quanti gli aspetti accusatori. Grazie.